Mukham karoti vachalam pangulangayate girim vyat kripata maham vande shri gurum dinatarinam Om namo bhagavate vasudevaya 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 Hare Krishna, saluto a tutti. Continuiamo lo studio della Bhagavad Gita così com'è. Oggi leggiamo dal secondo capitolo della Bhagavad Gita il verso numero 30: Dehi Nityam Avadhyayam. स्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां Dehe देहि नित्यमवाद्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि देहि नित्याम् वाद्योयम् देहे सर्वस्य भारत

Dehi nityam yam Dehi sarvasya bharata tasmat sarvani butani, butani. natvam socitum arasi Dehi il proprietario del corpo materiale nityam Eternamente. Eternamente. Avadhya non può essere uccisa, ayam quest'anima, quest dehe, dehe nel corpo, dehe. Sarvasya, sarvasya, sarvasya di tutti, Bharata, Bharata, Bharata o discendente di Bharata, Tasmat, Tasmat perciò, perciò sarvani, tutti. tutti, Bhutani, Bharata. gli esseri creati. Na mai tvam tu shouchitum, lamentarsi, arhasi, tu meriti. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Chi, o discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso, non devi dunque piangere per nessuno. Ripetiamo insieme per favore, o discendente, di Bharata, o discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo, risiede nel corpo è eterno, è eterno. E, non e non può mai essere ucciso. Non devi dunque piangere per nessuno. Spiegazione. Il Signore conclude con questo verso le sue istruzioni sulla natura immutabile dell'anima. Dopo aver descritto le sue caratteristiche, Krishna mostra che l'anima è eterna e il corpo è temporaneo. Arjuna deve dunque compiere il suo dovere di kshatriya senza lasciarsi fermare dalla paura che suo nonno Bhishma e il suo maestro Drona muoiano nella battaglia. Anche noi, basandoci sull'autorità di Shri Krishna, dobbiamo accettare senza più dubbi che l'anima esiste ed è distinta dal corpo materiale e rifiutare di credere che i sintomi della vita appaiano a un certo stadio dell'evoluzione della materia per una semplice combinazione di elementi chimici. Sebbene l'anima sia immortale, non si deve incoraggiare la violenza, salvo in tempo di guerra, quando è veramente necessaria. E quando diciamo veramente necessaria, si intende che è applicata con l'approvazione del Signore e non arbitrariamente. O discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo eterno e non può mai essere ucciso. non devi dunque piangere per nessuno. Om Ajnana Ti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati tikam Mandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha श्रीरूपं सागरजातं सहागणा रघुनाथन्द्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहागणा ललिता श्रीविशाखां वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्ता राधाखन्तनमोऽस्तुते तप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषाभानुसृते देवि प्राणमामि हरिप्रिये वाञ्छपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च chaitanya prabhu वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्रियद्वैता गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna. Come dice nel commento Sri Prabhupada, questo verso conclude le sue istruzioni sulla natura immutabile dell'anima. Vediamo che ogni singola parola che esprime il Signore in tutti i testi rivelati ogni istruzione che dà è pura, è perfetta e ogni parola è, è collocata nel posto giusto è detta nel modo giusto al momento giusto alla persona giusta e questa è la bellezza di Dio che aiuta l'anima in questo mondo a liberarsi e questa è la misericordia di Dio, la misericordia incredibile che ha Dio nei nostri confronti e ogni, quindi ogni parola che esprime il Signore, soprattutto qui nella Bhagavad Gita, vediamo come questo è l'ultimo verso che conclude la descrizione della natura immortale dell'anima e di estremo beneficio per l'anima. In questo mondo, come dirà più avanti nell'inizio del decimo capitolo, buya eva mahabha, shri name parambacha, yat te am ya, va kami hita cammia ya. Ancora ti descriverò quello che sono le istruzioni, quello che è giusto fare. buya eva mahababa shri name paraman bacia. Ascolta da me la mia parola suprema, ya te ham ya che sono parole dette da me per il tuo beneficio e eh, priyamana Ya Vakshami Hita kamyaya Hita vuol dire proprio per il tuo beneficio, il beneficio di Arjuna, per il beneficio dell'anima individuale, dell'anima incarnata in questo mondo. E perciò quando Dio parla, lo fa per amore. Per, per aiutare tutti noi a uscire da questa condizione illusoria in cui viviamo, e come dicevo prima, quando Dio esprime un concetto, non, non sbaglia mai, non c'è mai errore in quello che dice. Dio non è come noi, anime condizionate, che siamo affetti da, sappiamo, quattro difetti principali che ci caratterizzano e, e come dice la Cetania charitamrita Pramada Vipradipsa Karana Patava e Ishvarera e Isava tutte le anime sono affette da questi quattro principali difetti che sono Brahma cadere in errore Brahma um, Brahm, pramada vuol dire diventare facilmente illusi, siamo facilmente illudibili da ciò che ci circonda, quindi cadiamo sotto l'illusione. Vipralipsa, um, l'altro difetto è la tendenza a ingannare, vipralipsa, e karana patava è avere sensi imperfetti. Ma Ishvara era vacche, nelle parole del Signore. Nahi dosha e saba, non esiste affatto nulla di tutto ciò. Quindi Dio è perfetto in tutto quello che dice, in tutto quello che fa, e non esiste alcuna traccia di eh, difetto o di mancanza di lacuna in Dio. Quindi le parole che esprime. Eh, Krishna, quindi nella Bhagavad Gita, devono essere assaporate, gustate in modo molto profondo dall'anima condizionata e considerarle come le istruzioni più importanti che possiamo avere e ricevere direttamente da Dio. E vediamo la prima parola che usa è Dehi. Dehi viene tradotto da Srila Prabhupada come il proprietario del corpo materiale, Dehi, dell'anima che incarnata, quindi l'anima, la particella spirituale individuale che dehi, che vive in un corpo materiale, che è il proprietario del corpo. Ciò sta a significare che l'anima non è il corpo, bensì il proprietario del corpo e praticamente l'anima prende a prestito questo corpo materiale, è in affidamento questo corpo composto di elementi materiali non è veramente nostro, noi stiamo usando qualcosa che in realtà eh, non avevamo prima e ci è stato donato e lo stiamo utilizzando. Non sappiamo nemmeno in realtà come si, come si è fatto questo corpo, come sia composto di elementi all'interno, non sappiamo come lavorano le, le vene, il sistema nervoso come il cuore pulsa, come le, i globuli rossi viaggiano e portino ossigeno ovunque, non sappiamo come i pensieri affiorino alla mente, non conosciamo il meccanismo di nulla, noi praticamente lo stiamo praticamente utilizzando così come ci è stato dato, e praticamente nessuno realmente si chiede il perché questa macchina è così perfetta e la si stia usando... In questa vita, quale sia lo scopo di utilizzare questo corpo, questo meccanismo. E un esempio, è come noi pensiamo che il corpo sia nostro, noi anime condizionate, ma è come se una persona eh, va in vacanza in una stanza d'albergo bellissimo, con tutti gli agi, tutte le comodità, può soffrire di tutte le opulenze in questo albergo, tutto ciò che gli serve e paga per quello che vale questa stanza, quindi sfrutta questa risorsa per un certo periodo di tempo. Quindi prima non viveva in questa stanza, viveva a casa sua, ha fatto un viaggio, arriva in questo posto, questa stanza, ci vive, è come se fosse casa sua, perché ci dorme, ci mangia, um, ci parla con i familiari, praticamente come casa sua. Magari ha pagato per una settimana questa stanza d'albergo, e quando poi, alla fine della de retta, deve lasciare questa stanza. È normale che uno prenda le sue cose e se ne va. E, e non si lamenta mica del fatto di non è che piange e dice al proprietario albergo, no, no, non mi farà andare via, ti prego, lasciami qua, non voglio andarmene, ti prego, piange e si lamenta, non è affatto normale, non è degno di una persona intelligente. Eppure l'anima condizionata che è come in un albergo, cioè questo corpo che è temporaneo, che sia una settimana o che siano mille o diecimila settimane e sempre comunque ha una temporaneità perciò si sa che si prende questo corpo a un certo punto e poi si deve lasciare e come una persona che lascia una stanza d'albergo con tutte le sue comodità tutto fornito senza aver fatto veramente grandi sforzi alla fine se ne va e non piange non si lamenta così l'anima in questo mondo quando lascia il corpo non dovrebbe lamentarsi, così che Krishna continua a ripetere, lo ripete tante volte e continuerà a ripeterlo, perché eh, è importante comprendere questo aspetto fondamentale e non lamentarsi, non abbattersi per qualcosa che non è degno di, di lamentela e quindi questo, uh, questa macchina è perfetta e um, Srila Prabhupada diverse volte ha detto come Krishna, come Dio sia stato così gentile a concederci una macchina che possa soddisfare le proprie esigenze come ha detto tante volte se una persona ama um, mangiare scrementi non c'è nessun problema, Dio concede un corpo di un maiale, o se una persona ama bere e succhiare il sangue di una preda, di un animale, nessun problema, ecco, eccoti qua un corpo di tigre o di un altro qualsiasi animale feroce, o mh, se una persona vuole dormire in continuazione, sempre stanca, sonno, beh... Eh, ci sono dei mammiferi che vanno in letargo per mesi, per anni, quindi il corpo c'è, così come se una persona vuole godere in modo sfrenato dei piaceri sessuali, nessun problema. Eh. Le scimmie possono, senza problemi, possono diciamo, copulare quanto vogliono, così come altri animali, senza freni. Allora i corpi ci sono già, Dio fornisce già tutto e sta... Praticamente la coscienza individuale decidere comportarsi in modo tale per, da ottenere un, un tipo di corpo rispetto ad un altro secondo le esigenze che, che, che pensa, che vuole. E, e ci sono comunque dei cosiddetti diciamo, spiritualisti che praticamente negano come questo mondo materiale sia così miserabile. Come in realtà ci sia solo temporaneità, sofferenza, malattie, e praticamente tutto destinato a finire. Ma mh, diciamo, ci sono molte persone, praticanti, spiritualisti, che pensano che in realtà non sia assolutamente vero, anzi, sia un pessimismo pensare che ci siano solo cose negative. Ma come Dio? E, e così perfetto, così magnanimo e così buono che ci ha dato a disposizione tutto: ci ha dato eh, la natura, ci ha dato il mare, ci ha dato il gelato, ci ha dato, ci ha dato ogni tipo di benessere, ci ha dato i rapporti con la famiglia, ci ha dato il, il, le risate dei bambini, no? ci ha dato tutto questo. E come si può pensare che, non, che tutto sia miserabile in questo mondo? Non è vero. Dio ci fornisce tutto per fare in modo che noi siamo felici in questo mondo. Quindi e questa è praticamente l'idea materialista di una cosiddetta persona spiritualista. Io anche ultimamente, negli ultimi giorni, ho sentito queste teorie da parte soprattutto di religioni. Diciamo del luogo, o... ma in generale quasi tutte le religioni predicano questo tipo di filosofia, per cui questo è il vero mondo dove bisognerebbe godere appieno, anche in modo virtuoso, ma questa è la, è la, la vera eh, felicità e qui. E quindi pensano di essere ottimisti. Ma Invece questa è una visione superficiale, è una visione che manca di visione spirituale, eh, anche uh, Sridhanar Das Thakur canta uh, Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevala Visharabanda, Amrita Baliya Yebakaya, eh, Nanayoni Sadapire, Kadaria Bakshanakare. Eh, Tarajanma Adapate Yaya dice che le persone cercano in questo mondo di soddisfare i propri sensi attraverso le azioni karma, Kanda, jnana, khanda, attraverso le azioni interessate, attraverso la speculazione intellettuale, cercano di godere di questa vita. Ma Amritabhaliya eh, le persone in realtà bevono solo, pensano di godere. Di bere del nettere, ma stanno cheva la vescera, banda, stanno solo bevendo del veleno. E um, nanayodi, sada, pire, sono destinati a soffrire per tante vite. E kadaria bakshana, kare, e mangiano ogni sorta di, di immondizia, quindi nascono e rinascono continuamente in specie praticamente abominevoli e perciò mh, come dicevo prima come una persona può desiderare mangiare degli escrementi o bersi del sangue allora così una persona cadaria bhakshanakare canta srirana thakur che continua a rinascere con questi desideri e si nutre di ogni uh, roba in questo mondo e quindi è destinata a Tarajanma ad apathei, a cadere in condizioni di vita praticamente abominevoli, infernali. E, e quindi questo tipo di persone cercano di godere del mondo materiale per sempre. Vorrebbero vivere in queste condizioni, pensano che le felicità in questo mondo siano. Le felicità più sublimi che possono esistere perché non hanno mai conosciuto niente di più sublime, ma non riescono a concepire che, sebbene ci possono essere delle amenità in questo mondo, come il tramonto, il sole, la natura, il calore e tutto il resto, ma è tutto temporaneo e quindi proiettano questi piaceri, che queste bellezze che sono in questo mondo e sono realmente bellezze veramente. Eh, magnificenze perché provengono da Dio, ma sono temporanee, si possono sì godere, ma a livello temporaneo, invece non concepiscono che c'è un'esistenza, un, eh, un mondo parallelo, un mondo alternativo, che è il mondo vero, il mondo spirituale, che è l'origine. Questo è solamente un riflesso dei piaceri che sono già presenti nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale c'è già tutto, ci sono alberi. C'è il sole, c'è la brezza, ci sono i fiori, il profumo di fiori, c'è... cosa ho detto? C'è il sole, non c'è il sole, non c'è... è tutto illuminato dall'effulgenza del Signore, mi ha corretto, grazie a Biram Prabhu, è, è vero, c'è una... Luce. non c'è bisogno di, di luce nel mondo, di luce artificiale, non c'è... Bisogna nemmeno della luce del sole perché tutto è illuminato splendidamente dal corpo effulgente del eh, Signore. E cintamani prakara sadmasu kalpavriksha, come anche Sri Brahma. Uh, Sri Brahma ha visto il mondo spirituale e lo descrive. E quindi... No, sento un, un suono... Sento un suono da in questo tempio. Qualcuno sta suonando bene, bene. E, e quindi Shriya Prabhupada dice uh, o oh, la Bhagavad Gita, dice ottavo capitolo. A brahma, buva loka punar avarti. Norgiuna. mam upettia tu. Conte ya punar janmana vidyate. A brahma, loka dal pianeta più alto, dal pianeta di Brahma, satya loka fino al mondo uh, più basso, fino ai pianeti più eh, infernali, possiamo dire, nascita e morte si susseguono completamente. Quindi punar avartina, si continua a ritornare, continuamente. E quindi uh, questo è descritto come un luogo di sofferenza, perché punar avartino, perché si continua a tornare. Non che non ci siano delle soddisfazioni in questo mondo, ma siccome dobbiamo essere costretti a tornare e a subire anche tutte le, le sconfitte di questo mondo, tutte le, le brutture che esistono, eh, non è consigliato da Krishna ritornare in questo mondo ed è consigliato di rimanere nel mondo spirituale. Quindi qui nel verso è detto, nityam avadio, ayam. Ayam vuol dire quest'anima è eterna. E de Sarvassya Barata, o figlio di Barata de sarvasya vuol dire in tutti i corpi materiali, in tutti i corpi, Sarvasya, tutti quanti. Non, è, non esiste una specie, un essere che sia che non, che non abbia l'anima o che non sia costretta a, a morire. Quella dice Desarvasse vuol dire proprio tutti gli esseri viventi, qualsiasi, ha l'anima, è eterna, e nessuno è escluso, e ci sono però alcune religioni che hanno pensato, e pensano ancora, che alcuni non abbiano realmente l'anima, sapete che si pensava che gli schiavi, si diceva che gli schiavi non avessero l'anima, quindi fosse consentito, di sfruttarli come fossero degli oggetti, praticamente dei, degli schiavi. Questo succedeva, quindi venivano maltrattati in modi penosi, proprio meglio. <ride> e vivevano meglio de, dei vermi, degli escrementi, che degli schiavi, e, e questo veniva appoggiato dalle istituzioni spirituali, ecclesiastiche di quei tempi. Perché? perché eh, perché faceva comodo? Perché gli schiavi erano utili, servivano. E praticamente con un'ingiunzione cosiddetta spirituale, autorevole che gli schiavi non avevano l'anima, allora era lecito uh, sfruttarli, e quindi non si incorreva in nessuna conseguenza karmica. Quindi, questa era la scusante. E una idea. Meschina praticamente, eh, che esisteva e per esempio, fino a pochi secoli fa, anche là, la donna non veniva, non veniva considerata come anima spirituale, che non aveva l'anima. Anche la donna eh, lo sappiamo, abbiamo letto in diversi testi. E quindi, che, che mentalità può esserci dietro questa considerazione? E tutt'oggi ancora. Alcune religioni pensano che gli animali non abbiano l'anima, che gli animali si possano praticamente sfruttare, mangiare praticamente a proprio piacimento, perché in realtà non hanno un'anima. Sono praticamente creature, bestie, che sono state praticamente offerte a noi esseri umani superiori, elevati, per perché fanno parte del, del nostro menù o del nostro sfruttamento come se fosse un macchinario industriale, così dopo essere un, un animale. E quindi questa è l'idea così bassa e abietta che hanno tante persone, cosiddette anche spirituali, ma... Noi sappiamo che l'anima è identica sul piano spirituale, non c'è differenza tra una persona e l'altra. Siamo tutti eh, uguali allo stesso modo. Un essere umano, una formica, un elefante, un essere celeste, un intoccabile, siamo tutti identici come anime. E la Sri Shopanichad lo spiega anche, dice Yasmin Sarvani Bhutani. Atmaiva Buddh Vijanata, Tatra Koh e Anupasya Dice che tutte le entità viventi sono identiche, sono, eh, fanno parte, sono scintille di una stessa origine. E Tatra ko che eh, motivo c'è di lamentarsi? dice la Sri Shopanisha. Tatra Moha, perché devi illuderti? Shoka, perché devi lamentarti? Se tu riesci a vedere, ekatvam, l'unicità nel differenziato. Se riesci a vedere che, sebbene tutti appaiono diversi allo stato esteriore, in realtà siamo uno, uno solo. <ride> ah, siamo uno solo. Siamo una entità proveniamo da una stessa unica fonte spirituale e chi eh, riesce a vedere questo Anupashata, con gli occhi dei, degli acciari, con gli occhi dei maestri spirituali, è possibile comprendere questo anche Srila Prabhupada eh, conosceva bene questo, lui è il nostro acharya preeminente e Diceva e spiegava, e tante volte, comunque, considerava, eh, de, con, considerava anche i devoti le persone dal, sul piano materiale. Sebbene avesse sempre detto che tutti sono anime spirituali, sono tutti parti dello stesso, dello stesso principio eh, e della stessa energia, eh, i corpi sono diversi, i corpi materiali sono diversi. Tante volte diceva, voi americani, voi americani che siete ricchi, siete famosi, dovreste fare qualcosa. Cioè, ehm, sfruttava anche l'appartenenza la, materiale e fisica, oppure diceva che eh, i tedeschi, i devoti tedeschi, erano... Eh, le persone tedesche erano molto abili nel lavoro, molto determinate, o, oppure che... La, oh, le persone di pelle nera erano molto forti per fare lavori manuali oppure oh, una volta ha detto delle, delle donne in Francia c'erano delle donne e vedeva le caratteristiche delle donne eh, con questo naso in su, con i fianchi sottili cioè, oh, le donne francesi sono le donne più belle assomigliano alle gopi e quindi, <ride> ed era un sanniasi ma eh, considerava comunque il, sia l'aspetto esteriore fisico perché era, è, è sotto lo, gli occhi di tutti, ma in realtà con gli occhi, con la visione anupashata, con gli occhi dell'anima dell quindi eh, bisogna comunque fare differenziazioni ma a livello materiale, ma a livello spirituale no, siamo tutti samoham eh, sarvabhuteshu dice Krishna, siamo tutti allo stesso livello, identico, che siamo una formica o che siamo un essere umano. Quindi, uh, Krishna, praticamente il verso, ci suggerisce di uh, rinunciare agli attaccamenti del corpo, rinunciare a questi attaccamenti che, come qua, Arjuna era contrario a voler uccidere. E Bhishma, Drona, perché in realtà era attaccato al corpo, attaccato a, a, al corpo dei suoi familiari anche, questa era la verità, ma Krishna dice non devi essere attaccato e non ti devi lamentare perché siamo tutti Dehe Sarvasi, siamo tutte anime spirituali, e quindi una volta un, un discepolo ha detto a Srila Prabhupada, io Sri la Prabhupada, voglio rinunciare a tutto, e Sri La Prabhupada gli ha detto: vuoi rinunciare a tutto, ma nulla ti appartiene, a cosa vuoi rinunciare? Scusa, perché in realtà è vero, tutto quello che abbiamo, eh, non ci appartiene, non, non può, nemmeno il corpo ci appartiene. Quindi, eh, in realtà non dobbiamo rinunciare a nulla, dobbiamo solo rinunciare a, agli attaccamenti sottili che abbiamo con la nostra mente, con il nostro corpo, pensare di essere il corpo, questa è la vera rinuncia, quindi questo richiede un'intelligenza ferma, un'intelligenza stabile in coscienza di Krishna e questi sono i primi insegnamenti che dà il Signore a tutte le anime in questo mondo e sono eh, praticamente un caposaldo della letteratura spirituale mondiale questi versi, è universale, quindi sono la base di ogni insegnamento di qualsiasi religione che possa esistere, quindi devono essere considerati e apprezzati in modo molto profondo e diffusi in, eh, a, a chiunque praticamente, perché Srila Prabhupada ha detto una volta Krishna non ha mai usato la parola Hindu, non ha mai detto Hindu, che esiste un Dharma Hindu un dharma musulmano, mai, non, non è mai descritto in nessun testo, perché in realtà no, non, è un, non appartiene a una, una nazione questa filosofia rispetto a un'altra, non è che un indiano si reincarna e un italiano cristiano no, assolutamente no. Eh, Krishna non dice mai questo e noi siamo praticamente... Uh, Deha, siamo l'anima incarnata e lo siamo tutti, da qualsiasi parte noi vediamo. Quindi, questa è la grande conoscenza e misericordia che ci ha portato Srila Prabhupada a noi. Questo è veramente un, un, un tesoro inestimabile che deve essere apprezzato uh, in modo molto intelligente e in modo molto sensibile. E quindi, cercare di portarlo a chi ha bisogno in questo pianeta. Ok, Giai, grazie mille dell'ascolto. Uh, non so se avete una, una domanda, qualcosa da chiedere in riferimento al verso. Barta pietra, arrivo. Sì, arrivo <ride> sì, Krishna. Sto pensando sto per per riguardo i nativi americani, i per per sto, per per sto pensando riguardo i nativi, nativi americani, che si ispirano ai loro totem che sono in genere animali e comunque fanno riti eh, sia di sangue mangiano carne vivono un po nell'ignoranza sì. beh questa è un avviene anche in india questo questa adorazione diciamo ai... agli idoli possiamo dire questi, i totem, adesso non conosco bene la cultura, credo che rientri nello sciamanesimo, può essere, negli indiani d'America. Vengono adorati questi idoli e con eh, la soddisfazione di questi cosiddetti esseri superiori, poi le, si può ricevere il prasada, quindi poter, si chiede, si offre. In sacrificio della carne, delle sostanze intossicanti. Ma questo viene fatto uh, in uh, Tamaguna. Questa è un'adorazione svolta in Tamaguna, come spiega anche la Bhagavad Gita nel sedicesimo capitolo. Ci sono tre tipi di, di sacrifici, riti, austerità. Eh, e ci sono i sacrifici fatti, per esempio, agli spiriti. I rakshasa per ottenere magari dei, dei piaceri materiali come se uno vuole mangiare della carne, lo fa in modo più eh, autorizzato offrendola prima a questi idoli o queste divinità, come in India si adora eh, la dea Durga, si offrono sull'altare del sacrificio degli animali e si. E poi si può consumare questo cosiddetto prasada per, per praticamente il proprio palato, perché in realtà, che, che motivo c'è di offrire, di mangiare degli animali quando in natura c'è già tutto. Allora, dato che in India c'è questa cultura dei Veda del Karmakanda, allora si fanno questi sacrifici eh, alle divinità preposte in questo caso sono Durga o anche Shiva, eh, e quindi per poter godere, in poche parole, di piaceri materiali. Ma questo è un tipo di sacrificio molto in ignoranza, perché non considera qual è il fine ultimo dell'esistenza, che è quello di adorare Vishnu, adorare Narayana, per ottenere proprio il beneficio ultimo, che è la liberazione dal, dal ciclo di nascita e morte. Eh, come dicono i Veda, i Veda mukti pradata sarvesham vishnur eva na samshaya? Solamente Vishnu è in grado di accordarci la liberazione. Nessun altro essere eh, vivente, nessun altro essere celeste è in grado di accordare la liberazione all'anima in questo mondo. E chi comprende questo principio, che siamo anime condizionate, allora più intelligente e fa dei sacrifici ma in virtù, quindi noi compiamo il Sankirtan Yagya che è il sacrificio prescritto per le radicali che è quello di Kirtanam, di glorificare il Signore, di adorare il Signore Supremo Sri Krishna che è l'origine di tutti i Deva ed è uh, praticamente il, colui che in realtà fornisce tutto agli esseri viventi e che dà anche la, come dice la Bhagavad Gita nel settimo capitolo: dà la forza agli esseri celesti di operare nel, nel campo, e, e dà anche agli esseri viventi la intelligenza per adorare gli esseri celesti. Quindi se una persona vuole rimanere a un livello Basso, adorerà gli esseri celesti? O, se vive in una cultura come quella dei nativi americani, adorerà dei totem, adorerà degli, dei, come si dice, dei fetici della natura. E quindi praticamente quello è il livello di coscienza che hanno quel tipo di persone. Quindi, questa può essere una risposta. Avete un'altra domanda? E, come è scritto anche nelle tavole della legge di Mosè, c'è scritto uccidere. No, Però, nel terzo libro della Bibbia, nel Levitico, c'è scritto cosa si può mangiare, cosa non si può mangiare. Di carne, per esempio, il maiale non si può mangiare, l'angelo, sì, mm -hmm. ok. Io... Cos'è un terzo. Il terzo libro ok, Bacta Pietro dice che nel terzo libro. De della Bibbia, come nelle tavole di Mosè, descritto, sono descritti alcuni tipi di cibi che si possono mangiare, alcuni no, e viene detto che alcuni, eh, per esempio la carne di maiale non è consentita, ma per esempio la carne d'agnello sì, consentita. Uh, sicuramente ci sono delle scritture che inneggiano anche a, a mangiare così, uh, a... Godere di, di certi piaceri, di mangiare, di, di certe concessioni. Allora la Bibbia in questo caso, come in una lettera ha scritto anche Shera Prabhupada, la Bibbia eh, diceva è anche un, è considerato uno shastra addirittura, perché eh, così come eh, ha detto proprio la Bibbia, che sono, rientrano negli shastra, sono da seguire. Ma come... Uh, nella Bibbia ci sono queste concessioni di poter mangiare un certo tipo di carne, un certo tipo no, ma vediamo che anche per esempio nei Veda ci sono prescrizioni simili, uh, per esempio viene detto che si può, uh, la carne di mucca è assolutamente vietata e la, si possono mangiare carni per esempio un po' più meno... Importanti, diciamo, come quella di Capra o al altri tipi. Queste sono istruzioni date soprattutto agli Shudra. Per esempio, ci sono 18 Purana, sappiamo, e che sono praticamente gli insegnamenti principali mh, dei Veda che sono suddivisi in tre parti. I primi sei Purana sono eh, per persone in ignoranza, gli i sei Purana intermediari sono per persone nella passione e gli ultimi sei sono per persone nella virtù. Ci sono persone che hanno una coscienza così bassa che non possono concepire un, eh, qualcosa di virtuoso, eh, quindi concepire che soddisfare il palato eh, con, che con la carne sia una cosa abietta. Sono persone che pensano che sia normale, come vediamo qua, ci sono macellerie nelle città a cielo aperto, come se nulla fosse invece se una persona anche solo vegetariana passa di là si rabbrividisce e pensa come sia possibile che possa esistere in una città in vetrina tutte queste cose orripilanti. E, e quindi dato che eh, le persone hanno diversi tipi di intelligenza, Dio è così misericordioso che ha fornito diversi tipi di istruzioni, diversi tipi di scritture per fare in modo che gradualmente una persona si possa elevare dal piano dell'ignoranza al piano della virtù e poi a quello della passione e quindi piano piano lasciare le cattive abitudini. E quindi anche così nella Bibbia sappiamo che la Bibbia dà dieci comandamenti, tra cui il quinto è non uccidere, ma non uccidere che comandamento è? Non ci vuole una grandissima persona virtuosa per comprendere che non uccidere una cosa abietta. Però sappiamo che Dio ha dato anche diverse scritture ed è apparso in diverse ere, in diversi periodi, ehm, anche a seconda del, del contesto. In quel contesto di più di duemila anni fa il mondo era così degradato che parlare dell'anima, parlare di filosofia elevata era praticamente impossibile. Quindi la misericordia di Dio viene anche in questo modo. Attraverso delle scritture che a seconda del tempo, luogo e circostanze danno certi tipi di insegnamenti. E quindi dice: Non mangiate quel tipo di carne, del maiale per esempio, perché è impura, così come pensano i musulmani. Però posso concedervi un altro tipo di, di carne, di agnello per esempio. L'agnello è, è? è come la capra, anche i veda dicono che praticamente la capra è un animale che. An Minore, diciamo che è più, è più consentito poter, eh, diciamo, nutrirsi, sacrificare una capra, un agnello rispetto a una mucca o a un cavallo, insomma, un animale superiore. Quindi queste sono praticamente concessioni, non è la verità assoluta, non è la, il, il principio assoluto da seguire, ma lo segue chi non ha abbastanza intelligenza per capire quale sia veramente il piano della virtù come elevarsi veramente al piano del Shuddha Sattva, di elevarsi al piano della conoscenza trascendentale. Quindi eh, questa è la mh, risposta e anche eh, Buddha era venuto per questo, per eliminare praticamente il consumo di carne, ha abolito i veda. E poi sappiamo che in seguito eh, Shankaracharya è venuto a, a diffondere, di nuovo a ristabilire gli insegnamenti dei Veda perché le persone erano diventate completamente ate e Shankaracharya ha ristabilito l'autorità, l'autorevolezza dei Veda e però eh, predicava l'impersonalismo totale, quindi non esisteva alcuna concezione di un Dio. E proprio in questo periodo, siamo intorno all'anno 1000, eh, avviene l'apparizione di Sri Ramanujacharya. Oggi si celebra la trascendentale apparizione di Sri Ramanujacharya, un grande acciare, non proprio nella nostra successione disciplica, ma fa parte del capostipite della Sri Sampradaya, eh, come il nostro capostipite eh, è eh, Sri Ramadvacharya così Ramanujacharya è apparso nel 1017 um, in India uh, dal padre Keshavacharya e dalla, ma padre dalla madre e um, a 16 anni si è sposato, uh, quindi si è sposato a 16 anni e poco dopo essersi sposato, quattro mesi dopo suo padre è venuto a mancare e, e quindi... Praticamente Ramanuja Charya e Ramanuja, che era diciamo il figlio maggiore, ha preso un po' le redini della famiglia e si sono trasferiti a Kanchi. Si sono trasferiti a Kanchi perché a Kanchi c'era una scuola importante di, di filosofia, c'erano diverse scuole e quindi eh, in una di queste scuole principali eh, famoso era questo Acharya Yadava Prakash, che era rinomato come un grande maestro in personalismo, impersonalista che diffondeva la, la Vedanta, la filosofia non duale, che tutto è uno. E quindi Ramanja Acharya è andato a studiare in questa scuola e, e seguiva gli insegnamenti di questo maestro impersonalista. Ma Ramanuja aveva questo grande cuore. Devoto al Signore e non accettava completamente gli insegnamenti. E un, un giorno è raccontato che eh, Ramanuja ha fatto un, è andato a fare il servizio del massaggio a Yadava Prakash dopo che aveva fatto la lezione, una lezione sulla Chandogya Upanishad di Yadava Prakash. Eh, allora arriva un discepolo mentre Ramanuja stava massaggiando il suo maestro che chiede uh, in, in delucidazioni su un verso che aveva citato prima, e allora Yadava dà informazioni, spiega questo verso di nuovo a questo discepolo, ma in modo praticamente offensivo del Signore Supremo, dà un'interpretazione tutta sua del, del vero significato di questo verso, della Chandogya Upanishad, e allora... Ramanuja sentendo questa spiegazione è completamente afflitto dal dolore nel sentire come sia stato offeso il Signore e allora inizia a piangere e le lacrime cadono sul corpo del maestro. Allora Yadava sente queste, queste lacrime calde perché è detto che quando una persona piange lacrime calde sono lacrime di tristezza e quando piange lacrime... Eh, fredde, sono lacrime di gioia. Allora lui ha sentito una lacrima calda e allora um, ha detto: Cosa c'è che non va? Cos'è che ti affligge? E detto, tu, che sei una persona così rinomata, caro maestro, com'è possibile che hai denigrato e offeso così il Supremo, il Signore? E allora, Yadava, che era una persona mh, molto irascibile, si è arrabbiato e ha detto: Come osi tu sfidare? le mie spiegazioni. Chi sei tu per dire questo? Eh, sei solo uno sciocco tu che dai adito a questa filosofia personalista. E Ramanuja umilmente non ha detto nulla e se n'è andato. Ma in un'altra occasione, dopo eh, un'altra lezione, Yadava ha dato la spiegazione in un altro verso, sempre in modo impersonale e offensivo, dicendo che il Brahman praticamente era impersonale, non aveva alcuna qualità e eh, invece Ramanuja conosceva veramente il fine dei, dei Veda dell'Upanishad e gli ha detto: Caro maestro, io non credo che sia giusto quello che dici. Ma gli ha spiegato il vero significato del verso. E allora Yadava si è così infuriato che ha detto: Ma allora tu che credi di sapere tutto, perché continui a perdere tempo e stare con me? Vai, creati una scuola tu, fatti tu una scuola. E allora, umilmente, Ramanuja ha lasciato la scuola e se n'è andato. E a un certo punto, Yadava ha pensato: questo ragazzo ha un'intelligenza così elevata ed è così devoto. Se lui creerà una scuola, avrà tanti seguaci e sicuramente sconfiggerà l'impersonalismo, la, la teoria impersonalista di Shankara. Quindi, dobbiamo fare qualcosa. E ha pensato: dobbiamo ucciderlo. Questo è il pensiero che ha avuto. E allora eh, Ramanuja ha creato questa scuola personale e di personalismo, ha predicato proprio la differenza tra la Jiva e l'Ishvara, che era l'insegnamento principale, quindi la filosofia Dvaita, eh, quindi, che c'è una divisione tra l'anima e l'anima suprema. Eh, e allora praticamente coltivava questo rancore Yadava e ha deciso un giorno di fare qualcosa per uccidere in qualche modo Ramanuja Charya ed era d'accordo con i suoi discepoli che erano tutti impersonalisti invidiosi loro erano d'accordo con il loro maestro e allora hanno invitato Ramanuja a andare in pellegrinaggio verso il Gange un bel pellegrinaggio e Ramanuja ha accettato ma ha portato con sé suo cugino Govinda con sé in pellegrinaggio e quindi il loro piano era di, una volta andati lontano, di eh, eliminare Ramanuja. E eh, dopo quattro giorni di camminata, in modo confidenziale i discepoli di Yadava hanno rivelato a Govinda, al cugino, che le loro intenzioni nefaste. E allora subito Govinda è andato a riferirlo a Ramanuja, e gli ha detto vai scappa per la foresta e quindi Ramanuja è scappato per la foresta e se ne eh, e si è, per fortuna se ne è tirato fuori e, e Govind è andato praticamente quando è ritornato nel gruppo ha detto siamo andati a raccogliere delle bacche nella foresta e una tigre ci ha salito e ha sbranato Ramanuja e ha lasciato il corpo e eh, hanno fatto finta di essere dispiaciuti, i discepoli di Yadava, ma in realtà dentro il loro cuore erano felici che Ramanuja se ne fosse andato via. E invece Ramanuja eh, errava nella foresta cercando la via di casa da solo. E a un certo punto si è trovato in un posto, in un pozzo, e sono arrivate due persone, un uomo e una donna, a raccogliere dell'acqua e hanno offerto una brocca d'acqua a Ramanuja che è molto gentili queste persone lui l'ha bevuta e si è appisolato in questo posto e in sogno ha avuto una visione e gli è apparso Sri Ramachandra e Sita Devi in sogno che lo portavano a casa, a casa sua a Kanchi, dove Ramanuja viveva e a quel punto Ramanuja si è svegliato e si è guardato intorno e si è trovato proprio a Kanchi, a casa sua e ha pensato quale misericordia ha avuto come faccio a trovarmi qua è solo per una grazia divina infatti Ramanuja, Ramanuja non è nient'altri che Lakshmana il fratello minore di Ramachandra infatti Ramanuja vuol dire Anuja vuol dire colui Anuja già vuol dire nato Anu colui che segue chi è nato e sappiamo che il fratello minore è colui che segue chi è nato quindi Ramanuja è il fratello minore di Sri Ramachandra che è Lakshmana, quindi è proprio un'incarnazione di Lakshmana che è un'anima un eh, così nobile, così devota a, al Signore Sri Ramachandra. E, e quindi per concludere un po' la vita di Sri Ramanujia eh, quando sono tornati dal pellegrinaggio, dopo un po' di mesi, hanno ritrovato Ramanuja a Canci, che predicava nella sua scuola personalista, e hanno desistito dall'ucciderlo non, non, aver. hanno avuto paura di essere comunque essere scoperti per i loro piani terribili. E così anche loro praticamente. Si sono abbandonati i piedi di Ramanuja Charya e hanno seguito la scuola di Ramanujacharya Yadava Prakash e tutti i suoi discepoli. Questa è la forza incredibile della devozione di Ramanuja Aya. E, e un ultimo episodio è quello che ha incontrato suo maestro, eh, un, maestro un brahmana, Yamuna Acharya, che è andato a casa sua, ha fatto visita e era così gentile. E Ramanuja ha capito che potenza aveva questo maestro, che devozione, e ha chiesto di essere iniziato proprio da Yamuna Charya, e quindi è diventato suo discepolo, l'ha visto quella volta. E tempo dopo è arrivato un messaggero a Kanchi per informare Ramanuja che stava per lasciare il corpo il suo maestro Yamuna Acharya, Allora di corsa è andato a raggiungere a Sri Rangam il suo maestro, ma quando è arrivato lì era troppo tardi, Sri Amunacharya aveva lasciato il corpo ed era disteso sul letto attorniato da tutti i discepoli e persone e aveva la mano destra chiusa in un pugno ed era una posizione inusuale per chi lascia il corpo, soprattutto maestro, un pugno chiuso. E allora in quel momento uh, Ramanuja a voce alta ha detto il mio maestro... Um, Prometterò di soddisfare tre suoi desideri e, um, scritto, e i suoi desideri sono quelli, ha detto, di proteggere tutte le persone dall'impersonalismo e a quel punto, e di diffondere i, il verbo di Srinarayana, e a quel punto un dito di Yamuna Charya si è proteso in avanti, così ha detto... Scriverò un commento sul Vedanta Sutra in modo personale che elogi le glorie di Shri Narayana. E così il secondo dito si è proteso. E l'ultima ingiunzione era quella di nominare un successore uh, di Parasharamuni, e quindi un successore della sua dinastia. E così il terzo dito di Srimanacharya si è eh, disteso e tutti sono rimasti incredibilmente sorpresi e folgorati nel vedere questa scena e hanno capito come eh, sia stata grande la potenza di Sri Ramanujacharya e praticamente tutti hanno preso rifugio in Ramanujacharya e così sappiamo che Ramanujacharya, dice Sri Bhakti Siddhanta Sarasvati eh, ha fatto praticamente 700 discepoli sannyasi nella sua vita, 12.000 discepoli brahmaciari e uh, un certo numero di, di donne rinunciate, mi sembra più di mille. Quindi um, praticamente come se un, un solo maestro potesse fare oggi, uh, concedere il sannyas a 700 uh, devoti che è una cosa incredibile invece è successo in quel tempo in India dove vigeva la filosofia impersonalista di Shankara Shankaracharya quindi grande è la misericordia di Sri Ramanujacharya e, e, ed era assolutamente citato ed elogiato in continuazione da Sri Prabhupada in tantissime spiegazioni della, dello Sri Bhagavatam e in altre scritture quindi noi possiamo chiedere le benedizioni a Sri Ramanujacharya, le benedizioni per poter diffondere questa filosofia e soddisfare le istruzioni del nostro maestro spirituale per poter soddisfare poi alla fine Sri Narayana, uh, Krishna il Signore e trarre reale soddisfazione da questa vita. Jai grazie dell'attenzione, Sri Prabhupada ki, Jai, sì. Grantaraj, Sri Gita ki, Jai.